Io ti dico solo, preparati perché in questo video vedrai e imparerai cose pazzesche che ti faranno capire una volta per tutte come funziona realmente la mente di una donna, la sua psicologia e in che modo va attaccata per avere la sua attenzione prima e la sua attrazione poi. Questa è la guida più completa mai creata in questo settore e ti metterà a disposizione anni e anni di esperienza sul campo, in coaching con migliaia di persone, di studenti che ogni giorno ci provano, conoscono ragazze su Instagram, ma soprattutto la mia personale esperienza. Io ho circa 30.000 follower su Instagram, quindi un bel bacino, anche se non ci presto più tanta attenzione. Ma nei periodi di massima scimmia, cioè che ero ghiottissimo di fare chat su Instagram, sono arrivato per mesi ad avere a chiacchierare con 8-9 ragazze diverse in contemporanea. Una roba che non auguro a nessuno. Ergo, tutto ciò che vedrai funziona, perché è stato già testato. Sei pronto? Mettiti comodo e studiati tutto alla perfezione. Partiamo. Il primo punto da tenere a mente, cosa che non sanno tutti gli altri uomini, è per cosa è progettato Instagram. Instagram non è progettato per farti rimorchiare, ma per farti conoscere come professionista, far conoscere la tua attività e le tue abilità, per connetterti con i tuoi amici. E anche come valida alternativa a social, no, a Facebook e i boomer che trovi lì. Il rimorchio è l'effetto collaterale piacevole che hanno quelli che sanno usare Instagram, che capiscono il meccanismo di Instagram. Un po' come Tinder, no? Tinder in questo caso è un sito di incontri, serve per rimorchiare, non per farsi conoscere come artista o professionista. Su questa base solida si devono fondare le azioni che faremo quando dovremo scrivere ad una ragazza. Se non hai imparato questo, è inutile andare avanti. Punto 2, devi capire il perché, il motivo del perché una ragazza sta mettendo una particolare storia in quel momento. Solo così noi aggrediamo per bene la piattaforma. Una ragazza che mette storie in bikini allo specchio o vestita infighettata d'abito da sera le starà mettendo per un motivo diverso rispetto ad una donna che condivide un quadro di Van Gogh o una notizia di attualità. In base alle storie loro stanno comunicando cose diverse e si aspettano da te cose diverse. Adesso vedremo delle frasi pazzesche, vi commenterò anche una conversazione finale corretta. Punto 3, avere un Instagram il più curato possibile. Non puoi lavorare sulle frasi se hai un profilo trascurato, non puoi, cazzo. Devi fare un passo indietro e lavorare nei box prima, negli spogliatoi. Io spesso trovo ragazzi che mi mandano profili di ragazze fighissime. Poi vado a vedere il loro profilo dei ragazzi e hanno profili che fanno schifo, con foto che non vanno bene, con la foto di Valentino Rossi, la foto del loro cane fatta male, una foto a caso di una serie TV. Una ragazza non risponderà mai ad uno così, neanche con la frase più bella dell'universo, ma neanche tu lo faresti. E neanche tu consiglieresti a tua sorella, cazzo, di interessarsi ad uno così, ad un caso umano del genere. Inserisci delle fotografie che ti danno un valore come persona e che elevano la tua estetica. Dove sei vestito bene, non per forza in posa, anche con una caspita di polo che ti sta bene, quindi come detto mai metterti in posa, ma devi creare la tecnica dello scatto rubato. Paga un fotografo o un amico appassionato, portati 5 cambi, vaga per la città di notte e di giorno e fai scatti reali. Se non hai voglia, usa la tua scatto, ma ricorda sempre di dare valore alle foto. Ecco le pose migliori che tu possa fare. Posa appoggiato ad un muro, non per forza devi guardare l'obiettivo. 2. Foto col tuo animale domestico, ma devi essere venuto bene. Foto mentre cucini o fai finta di cucinare, magari in posti dove ci sono murales. Crea colore, è figo, non lo fa nessuno. Foto seduti su gradinate. C'è un fotografo francese molto importante che dice spesso che fare le foto seduti, o comunque dei gradini, aumenta per 3 il livello di estetica. Non so perché. Probabilmente crea più fascino la posa. Il senso è, ogni volta che ti trovi fuori con amici, c'è uno scorcio particolare, ti stai bevendo un bel drink, ti senti ok, vestito bene, utilizza quel momento per scattarti una foto. È così che ti crei un portfolio di foto gigantesco col passare delle settimane. Ora partiamo con la parte pratica. Punto 4, risposta alle ragazze. Stai molto attento adesso. Le risposte che le dai devono essere per forza di cose risposte che agiscono sotto il livello del mare, sotto il radar. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lei non deve mai percepire che tu con quella storia, quindi stai usando la storia che ha messo lei come scusante per provarci con la ragazza. Quindi non deve percepire che la storia che lei ha messo la stai usando per i tuoi sporchi affari. È un po' come se tu fossi uno chef e una persona venisse da te e iniziasse a farti delle domande. Però a un certo punto avverti che c'è qualcosa di strano. Poi dopo pochi secondi ti accorgi che quelle domande te le ha fatte non perché era curioso, genuinamente curioso, ma perché voleva rubarti la ricetta. Ti senti preso in giro, giusto? Bene. Ecco, esegui sempre questa regola e non sbagli mai. Nella risposta
risposta che le dai, tu devi darle un plus. Cioè, la risposta che le dai deve essere veramente una risposta valida. E lei deve fermarsi a ragionare su questa risposta. Perché è intelligente. Perché le stai dando qualcosa in più. Lei deve dire, cazzo, ha fatto bene a scrivermi. È una cosa interessante. Esempio, è appena capitato il disastro di quei poveracci del Titan, no? Il sommergibile che doveva andare a visitare il Titanic a 3800 metri di profondità sotto l'Oceano Atlantico. Però purtroppo è successo quello che è successo. Lei condivide una storia sul Titan. Tu devi seguire le regole che ti ho appena detto. Sai cosa faccio io? Io mi documento, trovo curiosità interessanti, scrivendo semplicemente su Google curiosità Titan, e sarò sempre, su qualunque argomento e notizia, un passo avanti a lei. Ricordati che una ragazza attratta insegue un uomo preparato, è proprio affascinata. Lo saresti anche tu se una ragazza ti desse delle notizie in più circa un argomento che a te piace. Quindi parto con questo messaggio. Mi ha sconvolto talmente tanto che sono 2 giorni che faccio ricerche. Puntini, puntini, puntini. Pensa che si doveva stare seduti per 12 ore senza la possibilità di alzarsi in piedi, andare in bagno, virgola, a meno 4 e al buio. Un film horror, cazzo. Punto esclamativo. Utilizzo sempre esclamazioni tipo cazzo, porca Eva, mamma mia, a seconda del carattere che hai devi usare o la parolaccia oppure le altre. Perché sembra banale, ma rende ancora di più il concetto che io sto rispondendo ad una storia non per lei, ma proprio per l'argomento. Ti dona più personalità e credibilità e abbassa le difese della ragazza. Difese che ha molto alte se tu non procedi per questo metodo. Altro modo per rispondere, occhio, metti caso che la ragazza sta facendo un selfie. Capita spesso, no? Davanti allo specchio. Cerco sempre di tenermi originale, creando dei paragoni, a estremi anche, e agganciandomi pressoché a qualunque cosa. È quello che non ti entra in testa. Non è solo la foto in sé, cioè la figura di lei, ma è tutto il contorno, la location, i dettagli dello sfondo, anche impercettibili, la sua espressione nella foto. Ti sei mai agganciato alla sua espressione? Hai mai creato uno scenario con la sua espressione? Adesso lo vedremo, eh. Il suo vestito, chi mi ricorda il colore di quest'ultimo? Se è strano e particolare, piuttosto che scenari completamente di fantasia, che adesso vedremo. Ora faccio un esempio per ognuna di queste cose che vi ho detto. 1. Location. Dimmi che sei nel camerino della D'Urso. O ancora meglio, che sei appassionata di cose vintage e specchi strani. Lo cerco da anni per un'amica, ma non riesco a trovarlo. Punto esclamativo. C'è un motivo per essere lì e nel frattempo, quando le spieghi il motivo, crei anche quell'ironia che crea una reazione alla ragazza. 2. I dettagli nello sfondo, anche impercettibili. Occhio qua. Non riesco a fare a meno di essere ossessionato dal libro in basso a destra. 2 punti. Sono seriamente 2 donne vestite da sposa che fanno la cacca in dei VC giganti? Punto di domanda. Tu non l'avevi visto il libro, vero? Eppure c'è. E il profilo curato ti serve a non fare la parte di quello che dice cose fuori luogo. Perché se hai un profilo marcio, è normale che se parti con questa roba non ti vedrà come quello con personalità originale, ma quello strano, ma uno strano negativo. Ma perché dei box che devi lavorare prima. Per carità, possono funzionare anche se non è un profilo collaudato, ma è sempre meglio partire per il verso giusto, anche col profilo. 3. La sua espressione. Di solito non rispondo a nessuna storia. Metto le mani avanti, puntini, puntini. Ma qui hai l'espressione di chi si è appena risvegliata dopo un riposino che doveva durare 1 ora e invece è durato 6. Punto esclamativo. Questo funziona sempre. La ragazza è un po' scoglionata, utilizzo questo messaggio. Il suo vestito è chi mi ricorda il colore di quest'ultimo. In realtà la ragazza ha solo una canotta, quindi vado per la collana. E posso dire tipo, la tua collana mi ha sbloccato un ricordo. Ossia quando da piccoli collezionavamo i ciucci che poi diventavano braccialetti pacchianissimi da giostraio. Puntini, puntini, puntini. Dimmi che l'hai fatta tu. Mentre per gli scenari di fantasia adesso apriamo un capitolo a parte. Occhio. Punto 5, appunto. Lavorare tramite messaggio di risposta alla sua storia creando scenari di fantasia. È una cosa inventata da Playlover, potentissima. Sai perché? Perché ti permette di inserire tutti i dettagli che vuoi, creando quindi possibili argomenti successivi che si prestano molto bene a conversare. Peschi un dettaglio e da quel dettaglio crei una storia. La ragazza appunto non ride e sembra scoglionata nella foto. Le scrivi, giuro che quella espressione mi fa troppo ridere. La faccia di una che si è addormentata alle 14 e si è svegliata alle 18, che non ricorda neanche come si chiama, e ha fame di qualunque cosa. La cosa bella qui è proprio questa. Oltre a farla ridere e dimostrare tanta fantasia, cosa crei? Uno scenario appunto con tanti punti d'ingresso per una conversazione. In questa frase ci sono tanti argomenti che posso sviluppare. Argomento pisolino, argomento dormire in generale e rincoglionimento quando ci si addormenta e rincoglionimento quando ci si risveglia. Argomento cibo, importantissimo. Io con una frase ho già 3 frecce pronte a partire che mi alleggeriscono il lavoro. Punto 6. Ecco di seguito alcune strategie da tenere sempre a mente. Quando le rispondi esci dalla chat, non da
Instagram e quando risponde puoi visualizzare l'anteprima, ma non devi mai rispondere subito. Va lasciata lì, va che è molto importante. Visualizza e rispondi dopo almeno 25 minuti. Lei ti vedrà online a farti i cazzi tuoi e le risponderai bellamente dopo. Qui non le dai l'idea del disperato, che appena agganciata una ci si fionda. Errore che fanno tutti gli altri. Se tu parti bene, però sei lì a visualizzare subito, 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 a rispondere subito, la ragazza perderà interesse. Altra roba importante, non rispondere mai a tutte le storie. Il concetto è questo: se rispondi la prima volta alla sua storia, poi devi essere bravo a creare confidenza che ti permette di riscriverle eventualmente senza passare per un'altra storia, perché anche qua poi succede l'effetto opposto, perché se tu la seconda volta che le provi a scrivere passi ancora tramite la storia, lei penserà: ok, quindi anche l'altra volta mi voleva solo conoscere, rimorchiare, perché è partito dalla storia. Dopo che sei partito con la prima frase d'esordio, cerca di dare continuità alla conversazione, rendila fluida per almeno un'oretta. Quello è il tempo in cui una ragazza si aggancia. Ecco l'esempio ghiotto di uno studente in coaching con me che ha appena scritto ad una ragazza su Instagram seguendo questo procedimento, questo metodo che vi ho appena spiegato. Ed è una bomba atomica, c'è dentro un sacco di roba. Ragazze con lo stile un po' particolare alla Stranger Things, ma non ci interessa molto perché lo studente ha beccato una storia appunto della ragazza che parlava del WWF e dei boschi e delle foreste che stanno andando in via d'estinzione, mettiamola così. Lo studente esegue tutta la procedura per come è stata spiegata. Va su Google e trova un interessantissimo articolo sui boschi dell'Etna. I boschi sono devastati da mezzi di ogni genere. E quindi parte in una maniera super intelligente. Lui scrive: senza andare troppo lontano, basta guardare i boschi dell'Etna. Due punti. Devastati da mezzi di ogni genere. Virgola. Tra qualche anno non ci sarà più un cazzo di niente. Punto esclamativo. Qua ho usato il mio processo anche con la parolaccia finale. È un messaggio perfetto perché fa capire alla ragazza che la tua risposta lì non è perché vuoi provarci con lei, ma perché ti interessa la notizia e ne sai. Lei risponde solo con: serio? Ma è positivo. La ragazza è sorpresa. Sta investendo. Cioè il sottotesto è: cazzo, ma veramente? Non la sapevo sta cosa, eh? Lui fa una mossa rischiosa, dice solo: serio, sì. Questo è un messaggio azzardato, quello di non scrivere più niente. Messaggio azzardato quello di non aggiungere niente. Ma va fatto, specie all'inizio, perché se la ragazza abbocca quest'esca, guadagnate 1000 punti. Lo fa anche lei, eh. Il senso è non proseguire subito, scrivendo quindi altra roba, come appunto lei si aspetta da te, ma appunto aspettare e limitarsi a rispondere il minimo indispensabile per far crescere il tuo valore e l'attenzione che la ragazza prova per te. Lei visualizza e non risponde all'inizio, ma noi e anche tu avremmo già avuto la contromossa dopo qualche minuto. Contromossa che era un messaggio tipo: sei una delle poche che condivide questo genere di argomenti e non la fa su nuove serie TV Netflix o selfie allo specchio. Avremmo scritto così, cosa che devi fare anche tu: cambia l'argomento e copialo, chiaramente se non investe oltre. Ma lei scrive: non rispondeva perché era andata a leggere la notizia, ho appena letto. La cosa buffa è che nessuno se ne preoccupa e fa niente. Poi però ci si lamenta perché le estati sono sempre più calde. Lui, occhio, lo so, ma il genere umano è fatto così. Ama curare piuttosto che prevenire. Boom, ragazzi, boom, cazzo. Questo è il genere di risposte, un po' che filosofiche, che fanno attaccare la ragazza. Io ti consiglio di creare sempre queste sorte di frasi un po' fatte, perché appunto creano empatia e ti fanno percepire come una persona davvero molto sensibile. Lei visualizza ma non risponde. Non preoccuparti. Noi partiamo con quel messaggio che ti ho detto. Sei una delle poche che condivide questo genere di argomenti e non la nuova serie su Netflix o il selfie allo specchio. Lei: ahaha, odio i selfie allo specchio, punto esclamativo, e amo le serie ma non a tal punto da condividerle, o comunque in rari casi, puntini puntini. Comunque potrei dire lo stesso di te. Ed è qui che parte la conversazione. Lui: ahaha, mi reputo una persona sensibile e alquanto curiosa, un connubio che mi fa porre tante domande e quindi mi fa interessare a 360 gradi un po' a tutto, virgola, anche di serie TV però. Questo gliel'ho scritto io. Sentite che proprietà lessicali, e come ho introdotto in maniera furbesca anche la parte serie TV per non appesantire troppo l'argomento, no? Una volta che tu rispondi con l'attualità, ok, non ti fossilizzare su quell'argomento là, ma poi creati altre scappatoie, vie. Morale della favola: la ragazza dopo 45 minuti di conversazione chiede il numero del ragazzo scrivendo una roba tipo: io vado a cena, questo è il mio numero, ci sentiamo su WhatsApp se ti va. Impara, migliorati, acquista se ti va qualcosa e vedrai come le cose possono cazzo veramente cambiare.